quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Insieme con Fabio Monforti da un po' di anni abbiamo la sensazione che ci sia una percezione delle questioni energetiche non aderente del tutto alla realtà, perché negli ultimi anni sono successe delle cose straordinarie in termini di sviluppo delle tecnologie, di sviluppo dei mercati, di riduzione dei costi, che rendono finalmente possibili degli scenari che fino a pochissimo tempo fa sembravano assolutamente fuori portata. E quindi semplicemente abbiamo provato a mettere in fila una serie di dati per far capire quanto diverso da quello che noi pensiamo è il mondo energetico in questo momento. Questo significa enorme potenzialità e significa ovviamente comunque ancora tantissimo da fare, e quello che sarà importante sarà il ruolo un po' delle nuove generazioni, di chi oggi magari sta studiando e che dovrà affrontare un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi, ma che finalmente ha la possibilità di cambiarlo, portando il modello energetico da un modello prevalentemente basato sull'utilizzo delle fonti fossili a un modello interamente o quasi interamente basato sull'utilizzo delle fonti rinnovabili. È chiaro che nell'approccio di Donald Trump, del nuovo presidente degli Stati Uniti, soprattutto in campagna elettorale, troviamo uno di quei casi in cui, come dire, si applicano degli occhiali un po' datati alla realtà. Questa sua insistenza, per esempio, sul rilancio dell'industria di carbone è forse, come dire, comprensibile nel momento in cui vai a cercare i voti di chi era una volta dipendente, lavoratore in questo tipo di industria, ma noi oggi ci troviamo in una situazione in cui negli Stati Uniti, che sono il maggior produttore mondiale di petrolio e il maggior produttore mondiale di gas, la somma delle persone impiegate appunto in questi due settori è inferiore alla somma di persone impiegate nel settore del fotovoltaico. Quindi è chiaramente un momento molto diverso da quello che poteva essere 10 o 15 anni fa, quando ovviamente le proporzioni erano 10 a 1 o 20 a 1 tra gli impiegati nel settore delle fonti fossili e gli impiegati nelle fonti rinnovabili. Quindi probabilmente quando poi si troverà davanti alle situazioni reali, se il suo interesse fosse quello di, come dire, massimizzare i posti di lavoro, probabilmente non li andrebbe a cercare nell'industria delle fonti fossili. Se invece l'interesse è, come dire, favorire i grandi investitori in queste risorse, allora ovviamente le scelte saranno diverse. Se allarghiamo lo sguardo più a livello globale, sta succedendo qualcosa che forse io per primo non mi sarei mai aspettato. Paradossalmente ci troviamo in un momento in cui addirittura la Cina rischia di essere, come dire, all'avanguardia nello sviluppo di certe tecnologie. La Cina, che per 10 anni ha costruito 2 centrali a carbone a settimana, aumentando continuamente la produzione di elettricità da carbone, quindi le emissioni, perché il carbone è sicuramente la fonte fossile peggiore dal punto di vista delle emissioni, oggi è arrivata forse a un picco delle emissioni. Negli ultimi 2 anni ha iniziato a diminuire leggermente le emissioni e sembra aver impostato nell'ultimo piano quinquennale un ulteriore, come dire, passo in avanti da questo punto di vista. Quindi ci troviamo nella condizione paradossale per cui probabilmente nei prossimi anni sarà la Cina il motore della transizione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, e quindi quello che dobbiamo decidere noi dei cosiddetti paesi industrializzati è se, come dire, mantenere una leadership che soprattutto come Unione Europea abbiamo avuto per molti anni, oppure se subire un po' l'iniziativa di altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.